Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Erano 613 i precetti che il pio israelita doveva osservare per vivere in comunione con Dio e con i fratelli. A Gesù, quando è stato chiesto qual è il più grande comandamento, rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutta l'anima, la mente, la vita. E ami il prossimo come te stesso. Aveva tracciato il segno della croce. L'amore che viene da Dio e da Dio si espande ai fratelli, all'umanità. Qui ancora c'è un'ulteriore sintesi piena di Dio, questa parola che Gesù dona ai suoi discepoli. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Gesù aveva mostrato e continua a mostrare l'amore del Padre che lui ha ereditato, rendendolo visibile all'umanità fino a dare la sua vita in croce. Difatti, aggiunge, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Non è, cari fratelli e sorelle, un amore a misura di uomo, ma è a misura di Dio. E l'amore che viene da Dio e che noi riceviamo in dono, lo dobbiamo trasmettere con genuinità, semplicità, profezia, un amore totale, che non si complica la vita, ma la sostanzia con carisma sacramentale e la offre come sacrificio santo e gradito a Dio. È importante questo, perché, cari fratelli e sorelle, l'amore umano è a misura dell'uomo, cioè delle sue esigenze, dei suoi sogni, delle sue prospettive. L'amore che noi trasmettiamo, ricevuto da Gesù, e Gesù che riceve dal Padre, lo viviamo in piena comunione e condivisione. Non è soltanto quell'amore interessato, cioè a progredire nella via della solidarietà, della vera amicizia e della carità, ma è un amore sacramentale. Noi con quell'amore diamo la presenza di Dio nell'altra vita, facciamo sentire l'effusione di quel dono mirabile che è la misericordia. E la misericordia è il culmine dell'amore, e questo culmine raggiunge il massimo sulla croce, quando Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi non è soltanto un amore, tra virgolette, interessato, che si dona a quelli che mi vogliono bene, a quelli che dicono di amarmi. È un amore che allarga tutti i confini fino all'estremità della terra, fino all'ultimo essere vivente. Perché non è soltanto un amore verso l'umanità, e anche verso il creato, che è il giardino dell'amore di Dio, perché quel giardino è la casa dell'amore, come la Chiesa è la casa dei sacramenti. E allora, fratelli e sorelle, quando Gesù dice: la mia casa è casa di preghiera e non di mercanti, dobbiamo riflettere. La preghiera è un'effusione d'amore che ci viene dal Padre, nel Figlio e nella potenza dello Spirito Santo, e la manifestiamo agli altri con grande dedizione, premura. Vedete, Gesù dice:
non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. L'amicizia non è epidermica, non è un qualcosa che si vive nella convenienza, possiamo dire anche nella vicendevole gratuità. Cioè io faccio una cosa a te e non voglio nulla, ma quando ho bisogno tu devi fare una cosa a me e non ti devo aspettare nulla. L'amicizia è la presenza di Dio che si manifesta agli altri nel dono della vita. E quando si dice vita, si dice cuore, mente, anima e corpo. L'amicizia è condivisione. Gesù parla, rivela il progetto del Padre, annuncia la sua, tra virgolette, fine sulla croce, ma anche la sua gloria che il Padre gli dona con la risurrezione. Perché l'amico non è quello occasionale che si incontra per strada, che si condividono progetti, ma è colui che cammina fianco a fianco con te, a differenza dell'amore sponsale, che si combinano insieme e condividono la vita. Qui invece si dà la vita oltre a quella combinazione umana, perché lì c'è l'amore di Dio. Ma anche l'amore sponsale riflette l'amore di Dio sacramentale, se si vive alla presenza di Dio e nella potenza dello Spirito Santo. Ecco perché il servo non conosce i progetti, il servo conosce comandi a cui deve obbedire e se no sarà punito. L'amico conosce tutto e deve condividere, se è un vero amico, non tradisce l'amico. Eppure c'è stato chi ha avuto il privilegio di essere amato come un amico ed ha tradito, Giuda e lo stesso Pietro che ha rinnegato e tutti gli apostoli che sono fuggiti, i discepoli, quando Gesù è stato arrestato, processato, quando è stato portato sul Calvario, eccetto Giovanni. Bene, fratelli e sorelle, noi troviamo sotto la croce le pie donne, Maria, la Maddalena, Giovanni. Veri amici. Gesù non guarda l'infedeltà, magari per fragilità. Io cerco di farmi amici cercando di delegittimare gli altri o cerco di impetosire spargendo parole di commiserazione. No, Gesù non è così. E non ci insegna questo. Gesù ci insegna come si vive l'amore, come si diventa amore di Dio, come si vive l'amore con i fratelli e come si dà la vita per i fratelli. È importante. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. E qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, ve lo concedo. E ancora rimarca, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, in Gesù, in Dio, con cuore semplice, con cuore umile, mite, con cuore che diventa particola di Dio nelle mani di Gesù, che si offre al Padre come il più gran dono d'amore, di salvezza, di gioia, di liberazione e di speranza.